rappresentiamo oggi il Festival della Scienza, che è un festival importantissimo, è un festival scientifico di divulgazione. La divulgazione è cultura anche questa, quindi tutto quello che riguarda la scienza, la tecnologia, la fisica, parleremo di astronomia, di medicina, di tantissimi argomenti che interesseranno fasce d'età diverse, dai più piccoli fino agli adulti. È un festival importantissimo che noi teniamo, a cui noi teniamo particolarmente, che speriamo di ampliare, di rendere sempre più attrattivo, con la partecipazione ovviamente degli sponsor, dei visitatori e dei tantissimi giovani che animano tutte le giornate del festival. Ci sono oltre 400 giovani, volontari, operatori del festival, che sono poi il vero fulcro di tutta l'attività e a cui noi ovviamente diamo un grande ringraziamento. Presidente Pallavicini, alla presentazione del 15° Festival della Scienza. Le novità di quest'anno, che cosa avete immaginato? Quest'anno la parola chiave è contatti. Abbiamo cercato di mettere insieme i significati di questa parola, sia quelli propriamente scientifici come quelli che hanno a che fare col contatto fra le parti, il contatto fra i neuroni, il contatto fra i corpi celesti, ma anche il contatto fra la scienza, l'industria, la società, le diverse parti del vivere civile. Abbiamo un festival con una eccellente presenza di personalità, devo dire forse non note al grande pubblico, ma davvero di livello scientifico straordinario. Al di là del premio Nobel Nair, che è un biochimico, abbiamo il fondatore, sostanzialmente l'inventore del microprocessore, che è Daniele Faggin, il padre del free electron laser, che è uno degli strumenti fondamentali per la fisica della materia e per la fisica della scienza dei materiali, oggi in uso in tutto il mondo, è Massimo Altarelli. Quindi abbiamo persone di grandissimo livello, ripeto, forse non super note al pubblico, ma è meglio, avranno opportunità di conoscerli, perché sono veramente scienziati di grandissimo livello. Parleremo di temi anche di interesse della vita di oggi, per esempio i vaccini. Ci saranno molti interventi relativi a questa tematica che soffre molto di disinformazione cronica. E quindi insomma speriamo di offrire un festival come sempre di scienza di alto livello, ma fruibile da tutti. Presidente Pallavicini, questo è il suo secondo anno, che numeri si aspetta? L'anno scorso come è andata e quest'anno cosa si aspetta? Non voglio fare previsioni perché non sono capace, io mi occupo di fisica e devo dire che non voglio tentare una previsione su quello che sarà il gradimento del pubblico. L'anno scorso è andata molto bene, quest'anno abbiamo cercato e abbiamo fatto sicuramente alcune cose importanti come introdurre la biglietteria elettronica, abbiamo rinnovato il sito web, abbiamo lavorato molto sull'aspetto di comunicazione nei limiti del budget che abbiamo, che naturalmente ci impedisce di fare tutto quello che desideriamo, ma cerchiamo di fare il meglio, credo che ci siamo riusciti, vedremo, spero, sono convinto che il programma che stiamo offrendo sia di altissimo livello, spero che questo messaggio arrivi a tutti e che quindi il pubblico arrivi abbondante e numeroso.